giovane età mi è sempre piaciuto creare uno spazio dove mettere le mie installazioni. Questo chiamato giardino dell'arte mi piace molto, questa parola Kunst der Garten, perché è abbastanza imperativa. Lo voglio rendere fruibile alla popolazione, cioè come un giardino pubblico. Perciò voglio la gente che venga, faccia quello che gli pare, se ne vada, giochi, guardi, controlli, rubi, rompa quello che si sente di fare. Le mie installazioni vanno verso il cielo, perché non ne possono più di stare su questa terra. Vanno a cercare, dopo che finisce l'aria, questi chilometri di aria, vedere se c'è un altro posto che si può vivere un po' più in alto. Diciamo che in questa terra ormai c'è solo della gran merda. Ho fatto anche dei movimenti, i movimenti oggigiorno nessuno sa più che cosa sono, si facevano negli anni 70, 60, si capivano benissimo che cos'erano, gesti. Oggi quando dico ancora queste cose semplici fa, ma questo che cazzo sta dicendo? Ho detto solo un movimento e un gesto. Wow, wow. Io fin da giovane sono stato attratto dai materiali, perciò quando vedevo qualsiasi cosa che aveva un sapore l'ho sempre cercato di prenderlo e trovare un posto dove metterlo. Ho sempre ragionato di usare cose, materiali di recupero che avessero sapore, perciò tutte le cose che si trovano dentro questa casa, dalle pietre, i sassi, alle cose contadine, attrezzi, vasi, tutto quello che ho sempre pensato, diciamo, dopo 15 anni che accumulavo, diciamo, negli ultimi 30 anni, ho sempre pensato che volevo fare una cosa che tutto potesse starci e ho sempre ragionato che messe cose di qualsiasi natura, qualsiasi materia assieme, che abbiano un sapore, un carattere, una vita, un'anima, diventano logiche. Immagino, se sono ancora vivo fra 10 anni, qui sarà un caos incredibile.